capitano Luca Fiussi. Luca, oggi per te è stata una partita un po' anche speciale contro la tua ex squadra. E nel primo tempo la Serbia ha fatto un po' di fatica. L'Argentina l'abbiamo messa un pochettino sotto. E i primi 15 minuti, veramente anche con Scalzi, avete dato qualche problema, però nell'arco dei 90 minuti forse l'Argentina ha fatto qualcosa di più. Ma secondo me no, più che altro noi siamo stati secondo me un po' troppo lenti. Prima del gioco ci avevamo sempre avuto noi, poi loro hanno avuto la fortuna di passare in vantaggio dopo 10 minuti e si sono messi tutti dietro la linea della palla, si sono chiusi bene, noi magari eravamo un po' troppo in orizzontale, abbiamo giocato. Poi dai, tutto sommato poi nel secondo tempo siamo rimasti in 10 subito, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, alla fine il risultato ci ha pregato. È un'esperienza incredibile te. Filippo Scalzi sta facendo un inizio di campionato, di stagione incredibile. Cos'è che ha questo ragazzo, ora come ora, in più degli altri? La freschezza è giovane, beh, no, fate gli scherzi. La cosa che posso dire a Pippo è di montarsi la testa. Da due partite dove ha fatto tre gol, una prestazione più bella dell'altra. L'importante è che continua a lavorare come sta facendo settimana per settimana, giorno dopo giorno, e i risultati arriveranno da soli. E si vede già da domenica, si vede già la differenza di quest'anno rispetto all'anno scorso, l'approccio che ha avuto già negli allenamenti. Grazie, capitano.